Ognuno di noi sono 5 metri per 3, ha il proprio bunker in cui ci stanno 8 posti letto. E lì abbiamo le docce e poi ogni villetta c'ha un bunker. È l'unica casa qua negli dormi che ha i bunker ad atomici. I muri sono spessi un metro di calcestruzzo. Quando è stato costruito questo? È stato costruito intorno agli anni 90, se non sbaglio nel 1986, e appunto l'idea del bunker è nata dal disastro di Chernobyl che c'è stato in Ucraina, quindi si sono attivati per costruire una residenza che è un rifugio antiatomico sotterraneo. Siamo al di sotto del livello di circa 10 metri. Qua ci sono le docce, i bagni. Però io ce l'ho attrezzato per attrezzature, come costa più questo che tutta la casa quasi, eh? Sì, tipo? I tempi, mi diceva la signora quando l'ha comprata lei, tipo 24-25 milioni, e la casa ne è costata 130. Quando voi avete comprato questa casa sapevate che c'era questo spazio? Sì, ce l'avevano detto, non abbiamo comprato la casa per il bunker, l'abbiamo comprata perché è una villa e sono case sicuramente molto belle, però ci siamo poi trovati con il bunker. Effettivamente poi, chi lo sa, in momenti come questo può essere, si spera di no, ma può essere utile. Venga, qui ci sono gli aspiratori. Dovrebbero purificare l'aria in caso di emergenza. Questa è l'uscita d'emergenza. Voi vi state organizzando per risistemarlo, non è un pensiero che adesso vi abbiamo scrive. Appena fatto una riunione di condominio in cui l'ordine del giorno prevedeva anche la risistemazione del bunker, che funzionare funziona, ovviamente per mantenerlo e riattivare tutti i servizi servirebbero almeno 2000 euro a famiglia all'anno per poter andare per avanti. Tenerlo in funzione. Esatto. Okay. Noi adesso lo stiamo usando come cantina perché non ne abbiamo avuto bisogno fino ad ora e ci stiamo attivando per svuotarlo e prepararlo all'eventualità. E niente, penso che tutti i condomini si stiano muovendo già dall'ultima riunione per prevedere di riattivare il tutto.